E ora iniziamo la ricetta. Oggi prepareremo i biscotti con i fichi secchi, i buccellati. Quindi è una ricetta molto antica che ci è stata tramandata a me da mia suocera, ovviamente, che è qui oggi e che mi ha insegnato la maggior parte delle cose che so fare. E noi siamo felici di avere la sua presenza oggi qui. Grazie, grazie. Le ha insegnato tutto. Mamma, che mi ha insegnato? A fare i biscotti, tutto questo. Allora, adesso vogliamo vedervi all'opera. Ma prima di iniziare la ricetta, gli ingredienti. Gli ingredienti sono i fichi secchi, che andiamo, sono qui, questo è il prodotto finito, che vanno messi in ammollo e cotti insieme ad acqua e zucchero, uva passa e scorzette d'arancia. Si può variare la ricetta, si può mettere anche del caffè, della cannella, potete profumarla e aromatizzarla a maniera vostra, come si vuole. Ma noi i prodotti principali sono questi, i fichi secchi, le nocciole, come sempre dei nebrodi, le scagliette di cioccolato e la scorza d'arancia candita. Chi gli ha insegnato a cucinare a lei? C'era per mettere mia mamma. Che mi insegnò. Ai tempi? Ai tempi, sì. Che tempi erano? Tempi erano tempi tristi, però tempi buoni. Ed ora noi ci immergiamo nella vera e propria ricetta. Quindi prendete carta e penna, guardate, perché stiamo per iniziare questo nuovo video, questa nuova ricetta con Caterina e Isabella. E ora iniziamo la ricetta. E allora partiamo! E allora partiamo con i fichi secchi ed andiamo in aggiunta a mettere le nocciole tritate, così, la scorza di arancia candita, a piacere vostro, se vi piace di più ne mettete di più, e le gocce di cioccolato. E va in aggiunta al decotto con i fichi che abbiamo preparato la sera prima. Cannella tranquillamente, a volontà, molto molto buona. Ecco qui. Allora, questo qui è un impasto che poi vi darò la ricetta sotto nei commenti, fatto con farina, strutto e zucchero, senza lievito assolutamente. Quindi è un impasto che viene molto sbricioloso, molto buono e friabile. Si fanno queste palline. E si mette così con le mani e andiamo a mettere il nostro impasto all'interno. Subito ossia, lo facevo ossia. E andiamo a mettere l'impasto proprio così, perfetto, ok. Vedete i fichi come rimangono belli, interi, lucidi, gustosi, si vede proprio tutto, la scorzetta d'arancia, il cioccolato. E poi si chiude questo impasto così. E vedervi all'opera entrambi è un vero spettacolo. La storia, il futuro. Continua. La storia che continua, quanto è importante. La storia che continua soprattutto è importante, è molto importante, perché io ho imparato tutto da mia suocera, dalla mia nonna, che da piccoline ci facevano mettere le mani in pasta e ci insegnavano tutte queste ricette che quando le andiamo a riproporre sono delle ricette dei ricordi, della tradizione. Quindi quando fai un dolce così pensi sempre o a mia suocera che me l'ha insegnato, a mia nonna, ai profumi soprattutto del nostro territorio, perché si lavoravano con i fichi secchi, quello che c'è raccolto sull'albero, con la nocciola, con le scorzette d'arancia, con le scorze proprio di arance e di mandarini che si trovavano sull'albero, quindi l'aroma naturale era proprio quello che c'era nel territorio, nell'orto. Ecco, esci fuori e vai a raccogliere le scorzette o quello che è e prepari i dolci. E questi poi vengono fatti così,
Adesso vengono quindi tagliati così. È un passaggio molto delicato e veloce. Mamma, ossia si faccio pure. Vediamo la signora mentre li taglia. La precisione è precisione. Facciamo i complimenti alla signora Caterina. 90 anni di grande passione, di sì, grande esperienza. E di tanto lavoro. Di tanto lavoro. Quanto ha lavorato, signora, lei? Io quando aveva 9 anni, veniva in montagna con mia mamma che facevano i seminati da piccolina. E con tutti i figli poi al lavoro. Quanti figli, mamma? 6. Più le nuore. Allora, li mettiamo tutti nella teglia perché poi vanno in cottura a 220 gradi nel forno e devono cuocere intorno ai 10-15 minuti perché l'impasto interno è già cotto ovviamente, quindi è un amalgama, nella cottura va ad amalgamarsi la pasta che c'è all'esterno e si cristallizzano praticamente tutto quello che c'è all'interno. E con un'esplosione di profumi, perché è un biscotto che veramente esplode di profumi e di sapori, perché quando poi lo esce dal forno si sente quel profumo meraviglioso della cannella, dei fichi secchi, delle nocciole, ed è molto 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 gustoso. Tanti profumi vengono in mente, i profumi di una volta. Di una volta. Che ancora vengono conservati e tramandati. E tramandati. Grazie anche ai suoi insegnamenti. Grazie. Complimenti. Grazie. Adesso come procediamo? Allora, quando i fichi secchi, il biscotti con i fichi secchi lì vengono fuori dal forno, che li usciamo e sono pronti, troverete questo qui, questi vassoi qua. Si deve, allora, si possono tranquillamente mangiare così perché sono buonissimi. I nostri clienti li preferiscono così, ma soprattutto nei periodi dei morti e nel periodo di Natale vengono fatti con la glassa e con la diavolina. La glassa non è una glassa con l'uovo, ma è semplicemente zucchero a velo e un po' d'acqua, senza nessun niente di complicato, molto 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 semplice, come la vedete qua. E praticamente questi biscotti vengono fatti così, come li vedete, li metto qui e si mette un po' di diavolina sopra o mampariglio, per essere già il dolcino cambia, perché fa molto più festa, fa molto più colorato e grazioso. E che spettacolo ha fatto, signora! Un capolavoro! Una precisione. Poi noi ovviamente abbiamo un pochettino adattato i dolci, perché ne facciamo veramente tanti, quindi li abbiamo adattati ai nostri, alle nostre velocità, ecco. Quindi, che ne facciamo veramente tanti, quindi i nostri clienti sono veramente contenti di questo. Oggi abbiamo preparato il biscotto con la fica secca. È stata una preparazione bella. Assistere alle vostre sapienti mani che ricche di passione. Grazie alla tradizione tramandata dalla signora Caterina ad Isabella, abbiamo assistito ad un momento davvero molto molto emozionante. Grazie. Ed ora non resta la parte forse più gradevole, quella dell'assaggio. Più buona. Dell'assaggio. Allora, che dite? Li assaggiamo, dedicato a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Cosa diciamo dopo il primo morso? Vi diciamo che sono veramente gustosi e che dovete provare a farli veramente, perché sono una cosa meravigliosa, come dico io. Io me li mangio con mia suocera, mamma, ossia, perché il biscotto con la fica secca ci piace sempre.
E viva le tradizioni. E buona salute, che ci diciamo? Il Signore mi benedica. Il Signore mi benedice, donne Vanna e donne Venno. Grazie signora. Buon assaggio. Grazie. Continuate così, complimenti. Un vero grazie da tutto lo staff di Bella Sicilia. Buonissimo. E dal prossimo video. Grazie. Un caro saluto. Ciao. Ciao.